De Plano Marco, che tu, Porcetto, scusa. Perché tu Gabriele? Perché tu Gabriele? E rasenti il pezzo. Allora, li accompagniamo. Fatti bene. Voi genitori della prima cesta con la mamma. Ma chi è della porta sale? È suonata dunque la campanella per circa 258.000 alunni sardi. Ad attenderli in classe ci saranno oltre 24.000 docenti. I venti di protesta che hanno contrassegnato la vigilia, dunque, non hanno bloccato l'inaugurazione del nuovo anno scolastico. Tra le novità del 2000-2001, l'attuazione dell'autonomia didattica e gestionale, che vuol dire flessibilità negli orari, nel calendario didattico e nella programmazione. Per vedere fino a che punto i vari plessi si stiano organizzando per dare offerte formative che soddisfino le esigenze del territorio, siamo entrati in una scuola anello di congiuntura fondamentale tra istruzione elementare e superiore. Abbiamo già iniziato con qualche innovazione riguardante l'orario, abbiamo dato la lingua inglese a tutti gli alunni nonostante sia stata soppressa una classe sperimentale e poi in base al monitoraggio delle esigenze del territorio elaboreremo un POF adeguato alle richieste dei genitori. Ho seguito l'accoglienza riservata anche ai genitori. Come le è sembrato? Sono stati soddisfatti? La maggior parte sono stati soddisfatti, qualche offerta formativa non è stata gradita per la questione dell'orario, perché quest'anno noi abbiamo l'innovazione che le classi sperimentali e tutte le classi che attueranno il progetto Lingua 2000 entreranno a scuola alle ore 8, quindi questo nuovo orario deve essere assimilato e gradito dai genitori. Qualcheduna difficoltà, ma nella maggior parte dei casi, per non dire la stragrande numero dei casi, è stato gradito dai genitori. E dunque il progetto Lingua 2000, che permette a tutti gli alunni di fare di svolgere due lingue comunitarie, e poi l'orario che permette quindi alle famiglie di essere il pomeriggio libere e i ragazzi di poter frequentare altre attività oltre quelle scolastiche. Qua il progetto di accoglienza della scuola è senz'altro un punto a favore, perché risolverebbe secondo me tanti problemi a tanti genitori che hanno questa difficoltà di dover lasciare i figli mezz'ora prima e mezz'ora dopo chissà dove fuori dalla scuola che non li accetta. Ma comunque non sono mancate le polemiche per delle scelte che non riescono ad accontentare proprio tutti. Non sapevo di questo cambiamento d'orario, avrei gradito essere informata prima. Tutto... Per poter scegliere? Sì, per poter scegliere, perché io ho messo mio figlio in una sezione unilingua anche per un problema d'orario. Quindi il fatto di cambiare l'orario la mattina a me mi sconvolge un po' tutto l'andamento familiare. L'orario d'ingresso, nel momento stesso che ho iscritto mia figlia qui, sapevo che era alle 8.30, non alle 8, tenendo presente che nelle elementari entrano alle 8, non è che uno può restare a passeggio in via Castiglione mezz'ora, quindi effettivamente può tutto andarmi bene, però effettivamente l'orario d'ingresso non mi sta bene. Ora sentiamo dai diretti interessati come hanno vissuto questo primo giorno di scuola. Cosa ti aspetti dalla prima media? Buoni compagni. E per lo studio? Anche buoni insegnanti. Allora l'emozione è tanta o no? Controllabile. Cosa farà Lugo Foscolo? Allora Lugo Foscolo, come offerta formativa, sta cercando di rilanciare attività che possono interessare i ragazzi, soprattutto con laboratorio musicale, laboratori di attività sportive e laboratori che ancora sono in fase di operazioni preliminari.